porta la sua esperienza anche come Alma Wave, adesso attualmente Alma Wave, che tra l'altro è anche sponsor del nostro incontro. Poi c'è Marita Mattioda, che è una collega del Dipartimento di Lingue, Letterature Straniere e Culture Moderne, anche Lucia Cinato, sono rispettivamente, diciamo, la collega, una francesista e una germanista, che da anni sono coinvolti in progetti che cercano di approfondire le possibilità dell'intelligenza artificiale applicate alla traduzione automatica, non solo all'educazione linguistica, tante cose che ci diranno poi loro, e anche a questo speech to speech che ci sta sorprendendo tutti, no? Con la qualità di questi nuovi sistemi che ci permettono di parlare nella nostra lingua e di sentire la nostra voce in simultanea che parla un'altra lingua. E in ultimo, ma insomma, no? Dolcis in fundo, Marco Gamba, che è un collega con cui abbiamo organizzato la scuola estiva di speech analysis, speech and voice analysis, a settembre sempre, un mese molto pieno di attività a Torino, nell'ambito del forum Acousticum. Marco è uno specialista di comunicazione animale, lui si occupa di altre voci, però lui, anche lui, come un po' anche altri che ho già menzionato, si occupa di intelligenza artificiale, non dico ante litera, perché si chiamava già intelligenza artificiale, però era una cosa molto diversa 30 anni fa, ecco. Quindi lui, anche lui è un veterano e ci porterà la sua esperienza. Io li ho presentati, Franco, ho fatto il mio dovere e ti cedo la parola. Allora, abbiamo concordato un ordine di interventi e il primo a prendere la parola è Marco. Io ti mando in giro presentazione, se poi ti faccio la valletta avanzo io. Però preferisco avanzare io. E allora ti cedo il posto. Qualcun altro che giri le slide. Buongiorno a tutti, sto in piedi, magari sì, così si vede meglio. Buongiorno a tutti, come detto già mirabilmente da Antonio, io mi occupo di comunicazione animale. In realtà per molti anni mi sono occupato solo di comunicazione acustica negli animali, con analisi di vocalizzazione di diverse specie. Adesso, come vi farò vedere fra qualche istante, mi occupo anche di cose leggermente diverse. E diciamo che quando negli ultimi anni ha iniziato a diffondersi l'idea di intelligenza artificiale nel mondo animale, quella che è diventata lo slogan più felice dal punto di vista mediatico è stato quello di poter immaginare che grazie all'intelligenza artificiale noi si possa comunicare con gli animali. Questo slogan non corrisponde veramente a una, diciamo così, a uno sforzo di ricerca che davvero va dietro a questa grande risonanza che è stata data a quest'idea. E questa mattina ho pensato di generare per voi questo grafico molto semplice, sicuramente molto parziale, in cui fa vedere come è cambiata l'associazione tra intelligenza artificiale e speech nella ricerca bibliografica dal 1980 ad oggi e come è cambiata, ed è questa triste linea qua in basso, nell'associazione tra intelligenza artificiale e comunicazione animale. E quindi vi rendete conto che la linea rossa, che è quella relativa allo speech, ha avuto un'esplosione che dall'altra parte ovviamente a livello di comunicazione animale non si è manifestato. Questo perché? Secondo me il motivo essenziale, ho avuto la fortuna nella mia vita di lavorare un po' con informatici e linguisti, soprattutto quando stavo all'Università del Sussex, mi ha permesso di capire che una delle ragioni è che ovviamente la voce umana noi siamo in grado di acquisirla e campionarla da una serie di situazioni che sono situazioni in qualche modo opportunistiche, e come tutti sappiamo, e non devo dirvelo io che sono un biologo, la voce umana è di gran lunga ciò che noi usiamo per comunicare, e la registriamo, la campioniamo, la acquisiamo, la storiamo all'interno dei nostri hard disk con grande abbondanza. Quello che succede nel mondo animale, vi ho portato questa immagine di una collega ricercatrice, Daria Valente, nella foresta del Madagascar, dove noi lavoriamo tantissimo, è molto più, diciamo così, oculatamente e faticosamente messa a punto. Quando noi raccogliamo
spesso spostarci in diverse parti del mondo, dobbiamo metterci in campo sguazzando tra zanzare e sanguisughe molte volte, ed è lì che registriamo i segnali che poi diventano diciamo la carne che mettiamo al fuoco quando pubblichiamo sulle diverse riviste internazionali. Quando diciamo intelligenza artificiale e animali, parliamo soprattutto in questi ultimi anni, ma non solo negli ultimi anni, di due tipi di applicazioni. La prima applicazione, che è legata al monitoraggio di animali che stanno in grandi allevamenti, e in particolare delle malattie che quegli animali possono contrarre, dei sintomi che mostrano, che possono essere riconosciuti attraverso intelligenza artificiale, e poi un intervento mirato all'estrazione degli animali che possono essere stati contagiati o che possono essere malati. E questa è una cosa che io ricordo di aver fatto da revisore per articoli su questo tema già a metà anni 90, quindi non è una cosa davvero molto recente. L'altro aspetto, che è un aspetto che anche questo va avanti da qualche anno, questo non è l'inizio del racconto dei tre porcellini, della favola dei tre porcellini, ma è invece un lancio media che è stato fatto qualche mese fa di un articolo di una collega che lavora in Danimarca, Elodie Briefer, che ha dimostrato che attraverso le tecniche dell'intelligenza artificiale possiamo estrarre l'informazione legata, diciamo, alla valenza emotiva che hanno alcuni segnali emessi dai maiali, che sono anche questi allevati in condizioni, diciamo, di cattività. Non so quale sia la versione del dottor Doolittle che preferite, ma un mio collega è riuscito molto abilmente, con un articolo pubblicato su Current Biology, a convincere il grande pubblico che l'intelligenza artificiale ci consente anche di immaginare, di comunicare con gli animali, e quello che loro hanno fatto è stato quello di utilizzare l'intelligenza artificiale per ricampionare dei segnali, diciamo rigenerare, risintetizzare automaticamente dei segnali che loro precedentemente registrano da colonie di pipistrelli della frutta. Questi pipistrelli della frutta emettono continuamente segnali entrando liberamente in alcune colonie che sono state allestite all'università, e quando emettono un segnale, quel segnale viene categorizzato automaticamente a certi contesti. Da quei contesti, grazie a delle tecniche di sintesi molto semplici, vengono risintetizzati dei segnali che, prodotti agli animali, ci fanno capire qual è la risposta degli animali e come questi orientino il loro comportamento. Detto che questo è sicuramente molto interessante, una prospettiva futura, io personalmente non credo davvero che a breve noi parleremo con gli animali grazie all'intelligenza artificiale. Credo invece che l'intelligenza artificiale possa essere importante per aiutarci a monitorare quello che succede in natura e a capire alcune di cose di come l'evoluzione può aver, o almeno di come alcuni tratti possono aver giocato un ruolo importante nell'evoluzione. Questa è una visione classica a cui sono molto affezionato, del biologo che va in campo e registra i suoni, però quando mi immagino appeso a quella fune, penso che quella fune dovrà essere molto robusta per riuscire a reggermi. Quindi ho scelto che il mio gruppo lavorasse con un altro tipo di approccio. Questa è una delle nostre guide in Madagascar, che sta montando un registratore che noi lasciamo in campo e che registra autonomamente tutti i suoni della foresta per circa 2 settimane. Ogni 2 settimane andiamo a cambiare le schede, le batterie, e quello che siamo riusciti a fare con questo tipo di tecnica, che a me piace chiamare eavesdropping forest, perché eavesdropping forest? Perché facciamo un po', origliamo rispetto a quello che succede nella foresta. Questo tipo di approccio ci ha permesso di capire su una delle specie più iconiche che studiamo, che è l'unico lemure cantante che troviamo in Madagascar, si chiama Indri Indri. Abbiamo applicato delle tecniche di intelligenza artificiale che ci hanno consentito di capire quale fosse il comportamento vocale di questa specie sulle 24 ore. Noi studiamo questi animali da quasi 20 anni, però ovviamente anche se ci alziamo alle 4 di mattina non possiamo avere, diciamo, il sogno di riuscire a monitorare tutto quello che fanno, anche solo vocalmente o come canto durante la giornata. In questo modo siamo stati in grado di descrivere molto puntualmente quali sono i periodi in cui cantano di più, a che ora cantano, a che ora smettono di cantare. Questa tecnica, qui vi ho messo un paio di grafici giusto per far vedere che faccio il biologo, ma forse potete dimenticarli, ci
ci ha permesso di applicare questo tipo di approccio su tutta la foresta. Applicandolo su tutta la foresta abbiamo visto che possiamo anche capire come temperature e piogge influenzano il comportamento di questi animali. L'altro progetto di cui vi parlo brevemente è un progetto che invece stiamo curando da qualche anno sulla comunicazione facciale legata all'emissione di vocalizzazioni. Qui vedete l'esempio di un gibbone in cui abbiamo sovrapposto i punti con l'operatore, diciamo, che ha segnato diversi punti di nostro interesse, e questo è l'approccio di deep learning. Con questo approccio abbiamo già fatto un campionamento di più di 10 milioni di gesture facciali di primati non umani, e qui vedete molto velocemente, se il computer me lo consente, un pochino di tracking automatico che viene fatto dal deep learning su questi video, andando a segnare questi 13 punti che noi abbiamo selezionato come importanti per segnalare che cosa stanno facendo questi animali. Visto che non voglio andare troppo lungo, vi faccio ancora vedere a cosa ci serve questo. Questo ci serve a capire appunto quali gesture facciali sono associati alla vocalizzazione e quali non sono associati alla vocalizzazione, e poi con altre tecniche di machine learning tendiamo a fare delle discriminazioni tra questi segnali per capire quali sono, diciamo, i gradi di diversità che osserviamo nelle diverse specie che studiamo. E con questo vi ringrazio. Grazie, inutile dire che la prima cosa che mi è venuta in mente è che voglio comprare un Indri e portarmelo a casa. Allora, adesso a quattro mani, se ho capito bene, le colleghe ci parleranno di traduzione automatica sia da video che da speech to speech, più altre cose di cui hanno già preparato una presentazione. Io mi sposto così. Volevo solo informarvi che siamo organizzati per un primo giro, avete visto, insomma, intorno ai 10 minuti con vari temi. Poi la seconda parte, io ho chiesto ai colleghi di fare un po' di lamentazio rispetto alla questione di quanto il mercato, ma anche la ricerca pubblica, sia interessata ad investire in questo settore. Quindi poi nella seconda parte parleremo un pochettino di quali sono i panorami attuali della ricerca in questo settore. Sì, buonasera a tutti. Io sono Lucia Cinato, come ha presentato prima Antonio, lei è Marita Mattioda, lavoriamo nel Dipartimento di Lingue, Letterature Straniere e Culture Moderne dell'Università di Torino, e oggi vi parliamo di traduzione automatica e oralità, e in particolare dell'intelligenza artificiale, del gruppo di lavoro sull'intelligenza artificiale nel Dipartimento di Lingue. Poi passeremo a inquadrare questo gruppo di ricerca all'interno del più ampio progetto europeo da cui, insomma, è derivato. Accenneremo un po' alla traduzione automatica, alle tecnologie per la traduzione e in particolare alla sperimentazione didattica che abbiamo fatto sia sulle speech technologies e gli strumenti per gli interpreti che sulla oralità e la traduzione, in particolare sulla traduzione audiovisiva. Quindi brevemente accenniamo a questo gruppo di ricerca che si chiama Gruppo di Ricerca IATEL, che è quello a cui entrambi insieme a colleghe del Dipartimento apparteniamo, che è l'acronimo di Intelligenza Artificiale, Traduzione ed Educazione Linguistica. È un gruppo multidisciplinare che si è creato nel Dipartimento con le lingue francese, inglese e tedesco. Come vi dicevo, si costituisce intorno al progetto di ricerca europea di cui parlerà poi Marita, e le linee di ricerca sono la mediazione scrittorale, la didattica della traduzione, la Neural Machine Translation Literacy e il multilinguismo e i diritti linguistici. Passo subito la parola a questo. Ecco. Grazie Lucia, grazie a tutti e grazie ad Antonio per averci invitati a partecipare a questa tavola rotonda e a portare la nostra esperienza. Quindi il progetto da cui appunto è scaturito questo gruppo di ricerca del Dipartimento di Lingue è un progetto europeo che è stato coordinato dal Dipartimento di
letteratura, politica e società dell'Università di Torino e a cui ha partecipato anche una serie di università europee, in particolare francesi. Il progetto generale era incentrato appunto su, è iniziato nel 2020 ed era incentrato nello specifico sulla questione dell'intelligenza artificiale e dell'impatto dell'intelligenza artificiale per l'integrazione europea, e da questo progetto generale sono poi scaturite altre linee di ricerca. La nostra linea in particolare, a cui abbiamo collaborato, è il multilinguismo, è stata la linea relativa al multilinguismo e varietà linguistiche in Europa nell'era dell'intelligenza artificiale, che si è proposto di esaminare l'impatto dell'intelligenza artificiale, in particolare le conseguenze negative oppure positive dell'intelligenza artificiale nell'ambito della formazione universitaria, di cui quindi l'asse didattico a cui abbiamo poi contribuito attivamente, per cui c'è stata una ricerca applicata alla didattica della traduzione per sensibilizzare il pubblico studentesco ad un uso critico delle tecnologie per la traduzione, e c'è stata anche una ricerca applicata allo sviluppo di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale con un approccio human-centric, cioè l'elaborazione di uno strumento basato su un'intelligenza artificiale realizzato a partire da criteri linguistico-discorsivi che stanno a monte, che devono stare a monte del processo di apprendimento automatico. Quindi adesso introduco un pochino più in generale, perché poi la questione, prima i risultati, che abbiamo preparato la slide con i risultati derivati da questo progetto, quindi ci sono alcune pubblicazioni, due già presenti e una in arrivo nella primavera del 2024, legate appunto al multilinguismo e alle varietà linguistiche in Europa, e una guida ai decisori europei, quindi come l'intelligenza artificiale può favorire questo, l'integrazione europea e il multilinguismo in Europa. Partiamo così da una prima domanda, ecco, quella che io rilancio poi anche a voi, è questa: il progetto si è chiuso nel 2023, in realtà proseguirà come linea attraverso l'osservatorio sull'intelligenza artificiale, che è appunto agli inizi, ma la domanda appunto su cui volevo riflettere, che volevo appunto portare, è dove va la traduzione automatica, o meglio la neural machine translation in questo momento. Se nel 2020 avevamo determinate risposte, oggi come oggi la situazione è notevolmente in evoluzione, quindi non ripercorrerò qui le tappe dello sviluppo della traduzione automatica che probabilmente parte di voi già conoscono, ricorderò semplicemente che il salto, diciamo, di qualità è avvenuto nell'ambito della traduzione nel momento in cui appunto si è adottata, non si è più parlato di MT, di machine translation e basta, ma di NMT, e questa è un po' la sigla che viene utilizzata anche nelle definizioni attualmente approvate dall'ISO. Quindi è un cambio di paradigma, perché appunto c'è stata una nuova e diversa configurazione di questi strumenti che supportano la traduzione. E questo grazie all'architettura neurale su cui si fonda, grazie alle tecniche di deep learning a scopi predittivi che appunto permettono di migliorare, che hanno migliorato qualitativamente l'output di strumenti che facevano ridere nel passato Umberto Eco, e sono queste risposte ormai sono ci sembrano perlomeno abbastanza corrette o molto corrette, ecco, a seconda poi degli utenti, tanto da rendere molto meno evidenti errori, imprecisioni, allucinazioni che l'utente non esperto non riesce a individuare e ancor meno a correggere. Allora, dove va la neural machine translation? Innanzitutto nell'industria della traduzione. Che cosa succede nell'industria della traduzione? In questo grafico vedete come il campo della traduzione automatica neurale si sia ormai diffusa
ampiamente nell'ambito dell'industria delle lingue, dei servizi linguistici, e quindi non ha catturato soltanto il grande pubblico, ma in qualche modo ha avvicinato anche i professionisti del settore che tendevano un po' a tenerla a distanza, che tendono ancora insomma ad utilizzarla comunque con una certa diffidenza, ma è presente e come vedete numerose pratiche sono adesso, oggi come oggi, collegate al trattamento automatico del linguaggio, all'IA, e in particolare appunto nella traduzione audiovisiva, nel voice recognition, remote interpreting, subtitling tools, mi pare che ci fosse anche altro, automated speech recognition. Quindi vedete che ormai ha pervaso, questi strumenti hanno basati sull'intelligenza artificiale, hanno in qualche modo si sono in qualche modo inseriti in questo settore, modificando ovviamente anche la professione, le professioni del parlato, quelle che abbiamo comunque considerato professioni del parlato, quindi incidono, hanno un impatto a livello di sottotitolazione, di doppiaggio, di voice over, di interpretazione, perché appunto ormai gli interpreti possono lavorare sia con live translation sia con computer assisted interpreting, quindi con i virtual bookmate, di cui poi parlerà nello specifico Lucia. Quindi ormai appunto si sono diffusi ampiamente. Qual è il problema di questi strumenti? Si tratta comunque di strumenti le cui implementazioni sono ancora molto lontane dall'essere incentrate sul traduttore, quindi da un approccio, come dire, human-centric. Questi strumenti sono sicuramente strumenti utili, fungono da supporto al traduttore professionale, tendono ad essere integrati nel workflow della traduzione, e la ricerca negli ultimi anni in questo settore si è sviluppata soprattutto per quanto riguarda la fase del post-editing. Oggi forse, ecco, il potenziale della traduzione automatica sta nello sviluppo dell'accessibilità e delle applicazioni per l'interazione, quindi l'intelligenza artificiale conversazionale e generativa, ChatGPT, che cosa comporterà, perché questo è ancora un terreno un po' fluido, come dire, un terreno su cui è necessario ancora fare ricerca, ma sappiamo che introduce ulteriori trasformazioni nella concezione del processo traduttivo e pone naturalmente anche moltissime questioni etiche e sociali relative per esempio appunto alla questione dell'uguaglianza linguistica, culturale, all'inclusione, all'accessibilità, eccetera. Dove altro va la traduzione automatica? A scuola, all'università naturalmente. Quindi sappiamo che la traduzione automatica neurale è onnipresente anche nel contesto educativo, gli studenti sono grandi utilizzatori dei traduttori online, indipendentemente dal loro tipo di formazione, quindi sia specialisti di lingue sia non specialisti di lingue straniere. Non è forse una novità, cos'è invece la novità? Forse il fatto nuovo è che i traduttori automatici oggi hanno questa resa qualitativa superiore, ma soprattutto vengono utilizzati anche per altri task, come per esempio la redazione di testi, la correzione, per imparare a correggere, per imparare la pronuncia o per correggere la pronuncia. Quindi si traduce, poi si ascolta la traduzione. Questo significa quindi che tutti questi strumenti, che erano puramente traduttori automatici, oggi integrano anche altre funzioni, integrano appieno l'oralità, cioè la funzione text to speech, speech to text e speech to speech, perché è possibile dettare i testi, attivare la funzione di ascolto, trascrizione e traduzione vocale, e quindi sono a tutti gli effetti, possono essere considerati strumenti per l'apprendimento linguistico. Questo significa che le sfide nella didattica sono numerosissime, che finalmente si parla di questo elefante in aula e che è necessario in qualche modo sviluppare competenze specifiche nei nostri studenti per sensibilizzarli appunto ai problemi ricorrenti generati dalla traduzione automatica neurale, di cui la nostra sperimentazione è partita nel 2020, di cui parlerà nello specifico Lucia. Sì. Ah. Ok, come gruppo di ricerca infatti abbiamo sentito l'esigenza di verificare all'interno
all'interno dell'insegnamento dei nostri corsi di lingua straniera, quale uso si faccia da parte della componente studentesca proprio dei dispositivi basati sull'intelligenza artificiale, legati appunto all'industria linguistica, cioè a piattaforme, software, corpora, traduttori automatici, database terminologici, eccetera. E lo scopo appunto dell'asse didattico del progetto era, da un lato, quello di sensibilizzare e di alfabetizzare gli studenti e le studentesse all'uso critico, no, di questi dispositivi e anche alla presenza di algoritmi nei programmi basati sull'intelligenza artificiale, e dall'altro anche migliorare la resa per implementare la variazione linguistica e il multilinguismo. In effetti, un utilizzo, diciamo, a critico di questi dispositivi porta alla, diciamo, naturalizzazione di tendenze linguistiche traduttive sbagliate, con la conseguenza standardizzazione del linguaggio e anche all'appiattimento delle varietà di stile e di registro della lingua in cui si traduce. Mentre invece, al contrario, un uso consapevole di questi mezzi permette di velocizzare i tempi di realizzazione delle traduzioni e anche di migliorare la qualità del prodotto finale. Quindi sono state fatte varie sperimentazioni con focus anche differenti, per lo più mirate all'inizio a sperimentare dei tools relativi proprio alla traduzione scritta. In una prima sperimentazione, ad esempio, abbiamo svolto nel 20 e 21, io in particolare ho utilizzato con gli studenti e le studentesse dell'insegnamento di lingua tedesca di seconda annualità del percorso di studi triennale alcune piattaforme di traduzione automatica basate appunto sull'intelligenza artificiale, in particolare Google Translate e DeepL, che sono poi alcuni degli strumenti che gli studenti e le studentesse utilizzano, diciamo, regolarmente. E abbiamo anche incrociato i dati, questo in tutti i gruppi di sperimentazione, derivanti proprio dalla compilazione di due questionari che abbiamo somministrato agli studenti, ai partecipanti e alle partecipanti all'inizio e alla fine del corso, perché ci interessava sapere quali sono i mezzi, insomma, gli strumenti che utilizzavano già, che conoscenze avevano sul tema delle tecnologie della traduzione, e vedere anche la percezione di questi strumenti prima e dopo il corso. In un secondo tempo, in una sperimentazione fatta successivamente nell'anno accademico 21-22 con studenti e studentesse dei corsi di laurea magistrale, la mia sperimentazione si è invece focalizzata soprattutto sui dispositivi dell'oralità, ossia appunto sulle tecnologie avanzate per la trascrizione e la traduzione del parlato basate appunto sull'intelligenza artificiale. Anche in questo caso sono stati somministrati dei questionari all'inizio e alla fine del corso, di nuovo per vedere, insomma, che cosa era cambiato durante il corso, e soprattutto sono stati utilizzati degli strumenti a traduzione automatica del parlato ad accesso libero, perché appunto ci sono piattaforme che naturalmente sono accessibili liberamente, banalmente Google Translate, che è anche la funzione appunto per la traduzione del parlato, del speech to speech, o anche Microsoft Translator. Ce ne sono altre che invece sono a pagamento, ma noi naturalmente volevamo verificare con gli studenti soprattutto l'utilizzo di quelle che appunto loro normalmente già utilizzano. E abbiamo poi individuato problemi ed errori legati sia alla trascrizione che alla traduzione speech to speech. In particolare io ho lavorato appunto su interventi del Parlamento europeo, cioè con un parlato piuttosto controllato e tendente allo standard, ma che presenta comunque delle caratteristiche comuni con il parlato spontaneo. L'attenzione è anche stata posta sul fatto che questi strumenti, dal punto di vista tecnico, affinché funzionino, si devono attivare ben tre sistemi automatici distinti, e cioè non solo il riconoscimento vocale, di cui oggi si è variamente parlato, che permette appunto alla macchina di riconoscere l'input vocale di chi parla, ma bisogna anche attivare la traduzione automatica, che consente naturalmente di tradurre in maniera automatica le parole che sono state riconosciute dal sistema di riconoscimento automatico, e anche la sintesi vocale, che in qualche modo sintetizza, no, il testo tradotto nella lingua di arrivo, riproducendo poi la voce umana. E la combinazione di questi tre elementi produce appunto gli output che
che noi poi abbiamo analizzato in aula. Volevo farvi vedere adesso brevemente alcuni dei problemi che sono legati appunto al software di riconoscimento del parlato dal punto di vista, diciamo, proprio della traduzione traduttiva, del riconoscente vocale e quindi poi della traduzione. E ci sono naturalmente diversi fattori che intralciano il correttamente funzionamento di questi sistemi, ad esempio l'identità e le caratteristiche del parlante e anche la variabilità degli input vocali che si differenziano per un uso diverso degli accenti e delle pronunce tipici delle provenienza naturalmente regionale del parlante, no? Poi le caratteristiche prosodiche della lingua di partenza e infine anche i disturbi sonori legati ai rumori provenienti dall'ambiente in cui il sistema registra l'input vocale, perché questi naturalmente possono interferire nel decifrare correttamente gli enunciati di un discorso orale. Un ulteriore problema per questi sistemi è rappresentato dalle caratteristiche della lingua parlata, la cui interpretazione è influenzata anche qui da tantissimi fattori, alcuni dei quali non possono essere elaborati da una macchina, come ad esempio la gestualità e il contesto. E inoltre il linguaggio parlato è caratterizzato da esitazioni, riformulazioni, ripetizioni, termini dialettali, modi di dire, eccetera, nonché da strutture sintattiche che sono strutture anche molto diverse dalla lingua scritta, come ad esempio le frasi scisse, le dislocazioni a destra e a sinistra, eccetera, che rappresentano effettivamente un problema per la macchina e per l'interpretazione. Un'ulteriore difficoltà è rappresentata dal fatto che nel testo orale non vengono visualizzati segni di interpunzione e quindi è necessario che il sistema di riconoscimento vocale venga progettato minuziosamente per scomporre gli enunciati e percepire tramite l'intonazione della voce del parlante eventuali pause prosodiche. E in ogni caso la presenza di errori nel sistema di Automatic Speech Recognition si ripercuote poi sulle performance del modulo successivo generando delle traduzioni non corrette o senza senso. Qui poi ho riportato alcune delle criticità della trascrizione del tedesco che poi si trasformano in criticità nella traduzione, che sono ad esempio il frequente non riconoscimento della lettera maiuscola, che sappiamo, qualcuno di voi saprà, che nel tedesco è, diciamo, come dire, distingue i sostantivi da altre parti del discorso, di nuovo la mancanza di punteggiatura, il non riconoscimento delle parole composte e questa è un'altra caratteristica che naturalmente riguarda tutte le lingue, il non riconoscimento di caratteristiche delle speech disfluencies, appunto autocorrezioni, esitazioni del parlante, eccetera. Ecco, qui poi ho riportato anche alcune applicazioni delle tecnologie del linguaggio all'interpretazione. Abbiamo già accennato prima a questi bootmate che fanno parte dei cosiddetti CAI tools, che sono degli strumenti sorti con lo scopo di fornire un ausilio agli interpreti, sono degli strumenti relativamente nuovi e tra quelli di prima generazione sorti più o meno 15 anni fa appartengono programmi come Interplex e Interpreters Help. Sono delle interfacce grafiche di memorizzazione e recupero di dati terminologici multilingue. Quelli di seconda generazione come Intragloss e Interpret Bank sono capaci di organizzare il materiale testuale, recuperare informazioni da corpora e compilare glossari in modo automatico, rispondendo così in maniera molto efficiente alle esigenze degli interpreti durante tutte le fasi del processo di lavoro. Inoltre esiste anche un prototipo per la trascrizione automatica di abbreviazioni, acronimi e numeri e nomi propri che appunto si basa su un sistema di ASR che poi appunto si è rivelato molto utile nelle pratiche di trascrizione automatiche eccetera e sono stati avviati anche dei progetti, qui vi ho messo l'esempio di questo progetto che si chiama CUDO che mira appunto alla creazione di un virtual bootmate, cioè sostanzialmente quasi un assistente di cabina per l'interprete per appunto memorizzarci, cioè per trascrivere termini già tradotti, glossari, numeri, nomi propri eccetera. Passo adesso di nuovo la parola a Marita, sì, che invece vi parla della sua sperimentazione invece sugli audiovisivi. Dunque, siccome ho capito che il tempo stringe, non volendo rubare ovviamente troppo tempo ai
partecipanti, io vi darò semplicemente qualche esempio, perché appunto la sperimentazione didattica ho potuto farla anch'io attraverso, utilizzando con gli studenti dei traduttori automatici, e quindi mi sono anche un po' divertita a stimolarli e a farli riflettere. Quindi abbiamo non soltanto lavorato su testi scritti e giornalistici, ma anche su documenti e testi, diciamo testi audio e audiovisivi, e quindi quando facevo questo gli studenti mi consideravano un po' cattivello, ma pazienza. Allora, il primo esempio è tratto dalla serie, da una serie televisiva che è stata adattata dal libro a fumetti di Zero Calcare, e quello che è stato fatto appunto è stata fatta una trascrizione a partire dalla versione originale in italiano per andare poi verso il francese, difficilissimo. Che cosa abbiamo fatto? Una volta trascritta la versione originale, abbiamo poi utilizzato MakeUp per la traduzione in francese, e abbiamo in seguito confrontato la traduzione automatica, quindi, con il doppiaggio finale, quindi quello che si poteva poi vedere e ascoltare in TV. E naturalmente la difficoltà estrema in questo caso per gli strumenti di trascrizione e traduzione automatica è il fatto che non soltanto Zero Calcare utilizza un idioletto, ma che questo idioletto è anche basato sull'uso di non dell'italiano standard, ma della varietà regionale, quindi del dialetto romano. E qui appunto questo è un esempio di errore di senso legato appunto al doppiaggio. L'altro esercizio che è stato fatto invece è relativo ad un testo di tipo giornalistico, audiovisivo. È una trasmissione che viene diffusa sulla rete multilingue France 24, e che prevede appunto documentari, ma trasmissioni di vario genere in varie lingue. Qui abbiamo appunto potuto utilizzare il sottotitolaggio automatico, i sottotitoli automatici. Quindi gli studenti prima hanno trascritto il testo originale, che era in francese, e poi hanno provato a correggere quello che loro avevano fatto utilizzando il sottotitolaggio, i sottotitoli automatici. E in questo caso purtroppo non è stato possibile correggere neanche i loro errori, perché i sottotitoli automatici contenevano numerosi errori, tra cui per esempio il non riconoscimento del nome proprio, cioè del titolo della trasmissione, che è Le Gros Mot de l'Écho, e che è diventata il Gros Mot de l'Écho, Eco, e Gros Mot in questo caso non ha, diciamo, un senso preciso, ecco, perlomeno non è in contesto. E sì, questo è un esempio di difficoltà comunque di sottotitolaggio automatico, anche quando il parlato, quello della giornalista, è comunque un parlato controllato, perché è basato su uno script. La cosa naturalmente peggiora nel momento in cui appunto si trascrive il parlato spontaneo. Perché in questa trasmissione appunto poi la giornalista intervista dei passanti nella strada ponendo loro delle domande, e in questo caso, come vedete dall'immagine, il testo è stato completamente trascritto in modo errato, e la difficoltà ulteriore era dovuto anche al fatto che, come vedete dall'immagine, il parlante, il locutore, aveva la mascherina. Poi abbiamo cercato di capire che cosa succedeva a livello interlinguistico, quindi siamo andati a vedere i sottotitoli in italiano, e la nostra sorpresa è stata un po' quella che abbiamo ritrovato gli stessi errori della trascrizione francese. Quindi la generazione di questi sottotitoli è partita da un originale probabilmente francese, metto un punto interrogativo su questo. E in effetti ci ritroviamo, riportiamo gli stessi errori. Ciao e benvenuto a Gros Mot de l'Écho, eccoci. Quindi assolutamente incomprensibile. E altrettanto succede nel caso del parlato spontaneo dell'altro locutore.
Quindi, allora, che cosa dicono gli esperti? Perché noi abbiamo fatto questa sperimentazione in ambito didattico e ci siamo resi conto di alcuni problemi. Che cosa dicono gli addetti ai lavori? E qui riporto semplicemente qualche elemento che ci è stato fornito dal responsabile dei servizi linguistici della rete franco-tedesca Arte, che quindi produce contenuti audiovisivi sia in francese sia in tedesco. Allora, ovviamente l'uso dell'intelligenza artificiale per il doppiaggio, per i sottotitoli o per il voiceover crea al momento più problemi e non velocizza assolutamente il processo, diciamo, di traduzione se si vuole avere un prodotto audiovisivo di qualità, perché la traduzione automatica va ad inficiare, a minare, diciamo, la credibilità del prodotto e non sarebbe in grado neanche di catturare l'attenzione del pubblico che si vuole fidelizzare. Quindi al momento ci sono numerosi strumenti, nell'altra diapositiva ne ho segnalati alcuni, sicuramente la situazione è in evoluzione, ma nell'industria delle lingue ci sono ancora, insomma, elementi da mettere a punto in quest'ambito. Grazie. Ok. Questo lo riduciamo un attimo, perché dopo ci dovete tornare. Allora, riprendiamo un po' da dove ho lasciato stamattina. Rispondiamo alla domanda di Tonino che parte dal dibattito che c'è stato a Vasli, cioè quindi adesso noi linguisti non serviamo più a niente? Allora dipende, se vogliamo considerare la produzione industriale e i risultati ottenuti per scopi prevalentemente di natura commerciale o comunque non scientifico, o almeno non specificamente scientifico, possiamo dire che effettivamente non serviamo più a niente, perché già GPT ci consente di fare cose meravigliose, i sistemi di riconoscimento del parlato funzionano molto bene. In verità invece il problema di aprire la scatola, di guardarci dentro e di capire come effettivamente la competenza linguistica può cambiare la storia di questi ultimi mesi, per non dire di questo ultimo anno, è un approccio fondamentale. Quindi riprendendo da quello che dicevamo stamattina, noi siamo nel mondo della traduzione automatica che è basata su tecniche di encoding e decoding supervisionato, abbiamo invece sistemi che sono basati soltanto sull'encoding dopo l'addestramento, che servono per fare estrazione di caratteristiche o io direi quasi un frullato di caratteristiche linguistiche che si concentrano nella produzione di un numero, di una sequenza di numeri, un embedding che poi può essere usato al posto di feature model per qualunque tipo di approccio di tipo machine learning. E poi c'è l'approccio decode-decode, che è quello dei sistemi generativi di cui parlavamo stamattina. Naturalmente noi facciamo scienza della voce e quindi torniamo alle problematiche legate al parlato, quello che avete visto stamattina, poi avete visto nella comunicazione di Alessandro Vietti, poi avete visto in quella di Luigi Giordano Orsini, e che sostanzialmente adesso ci sono delle macchine che apprendono la parte acustica del segnale dell'informazione linguistica semplicemente from scratch, si dice, cioè ascoltando, ma ovviamente sono fatte con delle tecnologie molto pesanti, in maniera ingegneristica un po', io direi, cieca, per non usare termini più dispregiativi, sfruttando la possibilità di avere enormi quantità di risorse di calcolo, enormi quantità di dati che generano un sistema che funziona ma che è pesantissimo, rimane nelle mani di poche persone e non è facilmente comprensibile nei suoi meccanismi generali. E questo è quello che, se vi ricordate, avete visto più volte anche stamattina, poi anche nel pomeriggio, è quello che è lo stato dell'arte dello speech recognition. Okay? Allora, in realtà, diciamo, noi come ricerca, io vi faccio vedere le cose che facciamo noi nel nostro gruppo, ma che, come avete capito, hanno eco anche in altri gruppi nazionali e che ovviamente seguono anche una linea di ricerca più generale. La stessa Meta cerca di semplificare i propri sistemi aggiungendo informazione linguistica, anche se loro lo fanno sempre considerando come informazione linguistica feature estratte in maniera automatica dal parlato, quindi in maniera, come dire, ancora una volta un po' priva di un modello linguistico che si possa adattare ai dati. Il punto
punto fondamentale quindi adesso è questo. Il primo contributo che i linguisti possono dare è quello di andare verso una semplificazione dei modelli che si usano nell'aspetto ingegneristico, quindi provare a capire se iniettare informazione linguistica, naturalmente nel nostro caso parlando di speech è un'informazione di natura fonetico-parafonologica, possiamo ridurre la necessità di avere grandi capacità di calcolo e avere anche qualche cosa che ci spiega come questi sistemi funzionano. E poi l'altra cosa molto interessante è che pur essendo le deep neural network delle cosiddette black boxes, noi vorremmo porci l'idea di più il problema di capire se riusciamo ad aprire queste black boxes. Quindi l'approccio può essere quindi quello di, come vedevamo stamattina, modificare il processo di quantizzazione, quindi per passare dalle 102.000 unità estratte automaticamente da WAVTVEC a un sistema che ne estrae un numero molto più basso, che abbiano anche una valenza linguistica, e migliorare le capacità di clustering, come abbiamo visto giovedì nel lavoro di Luigi, e poi ovviamente introdurre nuove unità linguistiche. Come sapete, la mia passione da sempre sono le sillabe, quindi per esempio possiamo proporre gli approcci di tipo sillabico, però quelli sono uno dei possibili modelli. Poi c'è tanto spazio per aggiungere altri tipi di rappresentazione lessicale, semantica astratta, semantica ontologica e così via. Quindi sostanzialmente quello che adesso vedremo sono alcuni scopi, alcuni studi che stiamo portando avanti, che servono più che altro a spiegare un po' meglio le cose. Come avete visto nella comunicazione di Luigi, per noi è facile, tra virgolette, fatti salvi una serie di errori, dividere in maniera automatica il segnale in blocchi che assomigliano a delle sillabe. In teoria noi possiamo andare da boundary a boundary, quelli bio che vedete, però quello è la cosa meno importante, perché la definizione del confine di sillaba ha una certa valenza sul piano fonologico, sul piano applicativo computazionale invece è più comodo fare un lavoro che a Vettorino, che oggi più che se n'è andato, mi piacerebbe molto, cioè il V2V, cioè partire dall'incipit della prima vocale, prendere tutto il blocco consonantico che raccolpa la coda di una sillaba e l'incipit della sillaba successiva e fermarsi. V2V è una misura che è stata dimostrata in alcune circostanze avere anche una valenza della tipologia ritmica delle lingue, ma per noi è molto semplice segmentare questi termini, e questo blocco sposta un pochino la struttura della sillaba, ma dal punto di vista funzionale, ingegneristicamente parlando, funziona, ma dà anche un'idea di quali sono le possibili unità minime di analisi che si possono estrarre automaticamente dal segnale che conservino una minima di valenza linguistica. Quindi l'approccio che avete visto con Luigi è quello di tirar fuori da un certo numero di ore di parlato tutti questi segmenti, scartare quelli troppo brevi, quelli che sono venuti male perché l'errore di segmentazione ci sta sempre, e abbiamo visto che da un certo numero di ore di parlato, che adesso non mi ricordo il nostro Vox Populi quante ore era, tira fuori 1.500.000 di sillabe, più o meno, 1.150.000, diceva Luigi, una volta scartati gli estremi della distribuzione. Naturalmente non abbiamo né la forza né la possibilità di andare a guardare dentro ognuno di questi segmenti che cosa c'è. Quindi quello che noi abbiamo visto nel pomeriggio è, cominciamo a vedere se un sistema automatico le raggruppa per caratteristiche che noi non riusciamo ancora a valutare, poi magari cercheremo di approfondire anche questo lavoro, e vedere se con questi oggetti noi possiamo fare la definizione di un set minimo di unità. All'inizio proviamo a imporre noi il numero, 1.000. In realtà, diciamo, altri studi che abbiamo fatto che non sono ancora pubblicati, riguardo quello che deve finire di scrivere l'articolo prima o poi lo uccido, ci dicono che prendendo un corpus di parlato e cercando di segmentare la prima volta guardando i boundary e sillabe, più o meno, considerando anche il fatto che in un testo ci possono cadere parole straniere che aggiungono degli apax di sillabe che non sono normalmente la lingua, insomma si tirano fuori dalle 3 alle 7.000 sillabe differenti. Tecnicamente sembra strano, perché uno pensa che a partire da 30-32 foni di un repertorio fonologico le combinazioni a 3 e a 4 dovrebbero rimanere su 2007, 4 la combinazione di 4 elementi perché è più rara potrebbe portare un altro migliaio, in realtà diciamo ne vengono fuori circa 7. E quindi questo è quello che noi facciamo. Abbiamo detto che, come avete visto nella comunicazione di Orsini oggi pomeriggio, riusciamo a raggruppare queste sillabe in blocchi che non sappiamo ancora quanto coerenti sono, però per esempio il lavoro che hanno fatto i colleghi di Bolzano ci dice che questo materiale in un approccio un po' diverso può essere usato come semplificazione del livello di quantizzazione di WAVTVEC, e quindi andare verso il riconoscimento del parlato. Questi sono i cluster che
che avete visto oggi pomeriggio, ci sono dei cluster che sono mostre che non sappiamo se hanno accumulato un po' di sporcizio perché prendono tutto quello che non è stato possibile classificare, oppure se magari c'è una sillaba particolare, un tipo di suono, di struttura segmentata particolarmente ricorrente. Io sono più del parere che è ancora munezza, per così dire, alla napoletana, però per il momento non lo sappiamo, perché vi ho detto, stiamo parlando di numeri talmente ampi che non ci consentono di guardare dentro. Possiamo fare dei carotaggi molto a campione, però non sapremo mai esattamente quanto quel cluster rappresenta un'unità linguistica come. L'altro approccio è quello di andare a guardare delle reti neurali. Al momento è più difficile andare a guardare in Wow2Vec, però possiamo tornare ai sistemi encoding e decoding, che sono quelli che avete visto stamattina, ricordandovi che il livello di encoding in realtà è fatto con una serie di strati, e provare a vedere se noi riusciamo a capire questi strati a cosa rispondono. Allora, ci sono due lavori, uno è fatto da un gruppo di indiani e un altro è fatto da noi. Gli indiani, praticamente sull'asse X dei grafici ci stanno i vettori di embedding che intermedi vengono generati da ogni fetta. E si vede, praticamente, in questo caso ce ne stavano 12, e si vede che sembrerebbe che i primi strati effettivamente sono ancora molto sensibili alla feature acustica locale. Questa cosa viene fatta utilizzando metodi statistici in cui i vettori di embedding che sono stati prodotti da quella strada, dalla rete neurale, rispondono ad altre codifiche dei sistemi fonetici. E così via, fino ad arrivare addirittura ad una strana cosa, cioè che sembrerebbe che in qualche modo il sistema possa riconoscere il significato delle parole. Sembra fantascienza, però è solo un approccio statistico, cioè i livelli che rispondono bene, che sono fino al 9, hanno dei vettori che sono confrontati con delle analisi semantiche tirate fuori da BERT. Quindi i vettori di BERT, che sono quelli che estraggono in fondo, diciamo, la potenza grammaticale contestuale di una frase, sembrano matchare con i livelli di BERT. Quello che è sorprendente è che in uscita la prestazione di questi riconoscitori cade. Uno si dovrebbe aspettare che quella è l'informazione che viene passata al decoder, che poi si preoccuperà di trasformare l'input in output. Invece i livelli del word identity, del word meaning, crollano nei livelli 11 e 12. Questa è una cosa di cui non c'è effettivamente una spiegazione. E invece noi abbiamo fatto, sempre perché abbiamo passione per le sillabe, la verifica che i livelli 4 e 5 rispondono molto bene proprio alla scansione sillabica, individuano i confini sillabici esattamente come farebbe un essere umano, sempre con tecniche di confronto statistico. Quindi, come vedete, quest'idea che qualcuno dice che l'encoder astrae sembrerebbe confermata da questa ipotesi, quindi in qualche modo noi potremmo immaginare che questa rete neurale fa qualcosa che per certi versi facciamo anche noi, cioè troviamo delle cose di basso livello in processo bottom up, cerchiamo di assumere che ogni livello di astrazione riassume proprietà della grammatica che sono rappresentate da un certo livello. Naturalmente quello che è fantastico è che questi sistemi hanno anche delle controvie, quindi c'è un processo anche bottom up, top down, che fa referenza al contrario. Un'altra cosa che è molto interessante, e qui è l'ultima mia slide, quindi penso di essere stato più o meno nei tempi, è il fatto che è ormai riconosciuto, per questo forse ho scoperto guardando il tuo sito che tu curi fai cose di questo tipo, cioè che nell'informazione acustica del parlato, ma anche quella dei molti segnali degli animali, l'informazione si distribuisce su diverse scale temporali. Sicuramente abbiamo la scala temporale del tipo segmentale o sottosegmentale che si muove nel mondo dei 15-20 millisecondi, abbiamo sicuramente una scansione di sillabico che si muove intorno ai 250 millisecondi, abbiamo una struttura lessicale che ha durate ancora un po' più lunghe, poi abbiamo fenomeni prosodici che fanno come scala temporale qualche secondo. Noi siamo svariati anni che lavoriamo su questa idea, e questi sono lavori molto antichi del 93-94, anzi forse del 99, non esageriamo, in cui utilizzavamo delle strutture marcoviane a multilivello che si chiamavano Factorial Hidden Markov Model, in cui l'idea era che ogni linea di lavoro lavorava ad una frequenza di scansione differente, e poi quando qualche livello di passa di data di finestra rilevava qualcosa interessante, segnalava un evento ai sistemi che avevano a loro volta un'attività di rilevazione di fenomeni di scala più grande. Un'idea che era molto cara anche a Sarah Hawkins, che si occupava in quel periodo di Firefighting Leaders, e l'idea di partenza era che questi trigger potessero essere delle strutture locali molto brevi che però attivavano livelli della grammatica più alti fino ad acuto morfologico in particolare. Noi abbiamo rifatto queste cose utilizzando le long short del memory networks e su i numeri, quindi 904.722, cose del genere, cioè enunciati molto lunghi,
con un numero di sillabe finito, che però avevano una loro prosodia, una loro struttura sillabica molto definita, e questi sistemi si comportavano molto bene rispetto a alcuni sistemi di riferimento. Quindi l'idea di partenza è che stiamo incominciando a ragionare sull'idea di prendere la possibilità, di considerare la possibilità di analizzare il parlato contemporaneamente su più scale temporali differenti, in modo tale da integrare informazioni di tipo segmentale, soprasegmentale, ritmico, sillabico, lessico. E mi fermo qui perché, diciamo, questi sono alcuni spunti su come un linguista può entrare, soprattutto per quanto riguarda la scienza della voce, in queste scatole e cercare di romperle, nel senso di entrare nel tema. E come dicevo, appunto, partendo da una formazione più in ambito di ricerca e innovazione, e poi proseguendo lavorando, diciamo, per varie realtà industriali, aziendali, piccole e grandi. Quindi, diciamo, ho visto diverse tecnologie, diversi modi di operare, e diciamo che negli ultimi tempi effettivamente siamo stati un po' tutti travolti da dei cambiamenti un po' più importanti rispetto a quanto veniva nel passato. Le cose cambiavano, ovviamente la tecnologia evolve sempre, è naturale che sia così, e quindi quando ci si illude di essere arrivati ad un punto fermo, ad un buon punto per quanto riguarda la tecnologia, il giorno dopo scopri che non è così, ma c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare e da implementare nel caso di realtà aziendale. E questa è un po' una occhiata su Armawave. Armawave è una realtà molto innovativa, dinamica, fa dell'intelligenza artificiale, diciamo, il suo obiettivo primario per quanto riguarda i prodotti, i servizi che fornisce. E una cosa che mi preme sottolineare è che è molto attiva anche nelle collaborazioni con realtà accademiche. Infatti, diciamo, il segreto di molti prodotti anche di successo all'interno di questo gruppo è in gran parte dovuto a collaborazioni di tipo scientifico che poi hanno portato effettivamente a sviluppi e implementazioni efficaci che resistono anche alla concorrenza sul campo. E, ecco, per quanto riguarda le tecnologie, non parliamo solo di speech recognition, ma abbiamo tutta una serie di applicazioni legate alla voce. Ormai il mondo della voce è sviscerato in diversi tipi di applicazioni, il machine learning e a maggior ragione il deep learning ha permesso di sondare nuovi ambiti di innovazione, di ricerca e di prodotto anche, che portano all'esperienza, diciamo, del riconoscimento e della generazione del parlato sintetico sempre più efficaci e utili in diversi ambiti e applicazioni. Ecco, intelligenza artificiale, cosa intendiamo? Oggi è un grosso contenitore dove
tendiamo a metterci un po' di tutto, la definizione non è sempre chiara, sembra un qualcosa arrivato solo negli ultimi anni, nell'ultima decade perlomeno. In realtà, come sappiamo, c'è una storia molto lunga per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, si parte dagli anni 50, a partire dall'articolo su Mind di Turing e poi con varie evoluzioni, declinazioni in vari ambiti. E la voce è sempre stato un terreno fertile, diciamo, per l'intelligenza artificiale, è stato sempre un banco di prova in cui ci si è misurati spesso e volentieri per verificare appunto l'efficacia, la validità di determinati approcci, di determinate metodologie e anche di determinati modelli nei tempi più recenti. Comunque, diciamo, si è partiti anche nell'ambito delle tecnologie vocali dagli anni 50 con approcci di intelligenza artificiale simbolica, ovvero intelligenza artificiale in cui l'approccio era quello di avere dei dati, pochi rispetto a quelli che si usano oggi, avere delle conoscenze, quindi alla base c'è una grossa conoscenza dell'oggetto di studio e poi ovviamente la traduzione di questa conoscenza in regole per poi fornire delle risposte. Quindi è un approccio metodologico che è un po' all'opposto di quello che vediamo oggi con machine learning, il deep learning, in cui partiamo dai dati, grandi quantità di dati, partiamo dai risultati, quindi questi dati devono essere associati ai risultati. In realtà non è più vero perché, come ci ha insegnato Franco, ormai parliamo anche di metodi self-supervised in cui non è anche più necessario avere dati etichettati. E a partire da questi dati ricaviamo delle regole e quindi che poi utilizziamo per estrarre altri dati. E quindi diciamo c'è stata una rivoluzione quasi copernicchiana nell'approccio, questo a partire dai metodi statistici introdotti già negli anni 80 con modelli markoviani, ma a maggior ragione poi negli ultimi anni con l'avvento delle reti neurali e soprattutto del deep learning e quindi di approcci sempre più pesanti sia in termini computazionali che di utilizzo dei dati. In basso a destra vedete un grafico con l'evoluzione di vari tipi di modelli e si vede come si sta infittendo sempre di più diciamo l'evoluzione a livello tecnologico, diciamo l'introduzione di nuovi paradigmi, nuovi modelli ormai diciamo avviene ad una frequenza in cui veramente è sempre più difficile diciamo stare al passo, mantenere diciamo il passo con questo tipo di tecnologie e di modelli principalmente neurali. Ecco, per quanto riguarda il riconoscimento, la tecnologia end-to-end oggi appunto è stata sviscerata in diverse forme, è stata presentata in diversi lavori, è una tecnologia che si è rivelata particolarmente efficace, è un approccio molto semplice, abbiamo questa scatola nera che Franco ci aiuterà a scoprire cosa nasconde e niente, l'approccio è quello di prendere dei dati, eventualmente delle etichette associate e addestrare dei modelli, quindi è richiesta una grande quantità di dati, non è richiesta grandi conoscenze a priori, questo è ahimè un aspetto molto positivo da un lato, soprattutto dal punto di vista aziendale in cui le cose devono essere fatte sempre in tempi rapidi e possibilmente con risultati sempre migliorativi rispetto a quanto fatto in precedenza e soprattutto rispetto alla concorrenza. Quindi questo è un grosso vantaggio, diciamo, dal punto di vista industriale. Questi approcci hanno dimostrato di essere migliori in termini di accuratezza rispetto, diciamo, al paradigma tecnologico precedente e poi c'è una riduzione del numero di componenti. L'addestramento di questi modelli è relativamente lineare e poi c'è anche un altro vantaggio che, diciamo, si può sfruttare tutta la conoscenza che si ha da modelli preaddestrati, preesistenti. Questo è un aspetto non trascurabile. E poi ovviamente abbiamo tutti gli svantaggi che sono la grande quantità di dati necessari per addestrarli, è richiesta ovviamente una grossa capacità computazionale per poter
gestire modelli che ormai raggiungono centinaia di milioni di parametri, se non miliardi, in alcuni casi parliamo di miliardi di parametri, quindi gli addestramenti sono processi molto complicati, richiedono parallelizzazioni molto spinte e ovviamente infrastrutture che non tutti possono permettersi. E dopo magari ne parleremo nella seconda parte di questo problema. E, ecco, magari vi faccio sentire un esempio della tecnologia di riconoscimento vocale, poi farò qualche considerazione. The Metropolitan Force for the occasion. Nick Aldworth is the former national coordinator of UK counter-terrorism. The Met Police are not strangers to this, and Operation London Bridge has been in the planning and evolution for, well, I first came across it more than 20 years ago, so there is a significant degree of preparation. And I don't think it's the proximity of crowds to VIPs that are the real risk here, because clearly there are significant protection resources around those people. People wanting to view the Queen lying in state are being warned the queuing time could be as long as 30 hours. People lining up will get a numbered wristband so they don't lose their place if they want to leave to use a toilet or to get food. We've been meeting many people from our region who've made the journey to London to pay their respects in recent days. Emma from Salford has been outside Buckingham Palace and said it's a time to come together. I work in a school. The older children's school have been very much like, especially after Jubilee, just so recently, we've all been celebrating that. Ecco. Questo è il risultato di un prodotto che abbiamo praticamente sviluppato per necessità. La nostra tecnologia precedente era in affanno e dovevamo trovare delle contromisure per diciamo, sia soddisfare i clienti e essere un po' al passo con la concorrenza. E come vedete, vabbè, a parte l'accuratezza che si è dimostrata superiore rispetto alla tecnologia precedente, che era sempre una tecnologia basata su machine learning, diciamo su modelli markoviani e reti neurali, però questa è una tecnologia end-to-end ed è stata sviluppata in 6 mesi, cioè, che diciamo è un tempo molto breve diciamo, per partire da uno sviluppo primordiale per arrivare diciamo, a un prodotto finito, vendibile. E oltre alla trascrizione, abbiamo aggiunto anche la possibilità di aggiungere la punteggiatura, cosa che non tutti i sistemi di riconoscimento automatico del parlato permettono, e anche la gestione della capitalizzazione delle lettere, la gestione delle lettere maiuscole e minuscole. Diciamo il modello è addestrato solo su testi minuscoli, questo per evitare, tra l'altro una cosa importante che forse non ho detto è che sono addestrati prendendo solo i testi, quindi non c'è nessuna informazione fonetica e di tipo diciamo segmentale o sovrasegmentale. E poi magari di questo ne parleremo anche più nella seconda parte. E quindi diciamo abbiamo messo insieme varie tecnologie in modo modulare e ottenendo un risultato che comunque ci ha permesso di toglierci questo affanno di cui soffrivamo in quel periodo. The Metropolitan Force for the occasion. E ovviamente noi siamo in una forte crisi d'identità perché il nostro lavoro è cambiato drasticamente, il modo di operare ormai è basato su tutta una serie di infrastrutture, di programmi, di modelli che sono disponibili ormai ovunque, alla portata di tutti. Ho portato l'esempio di Hugging Face, in cui troviamo modelli, codice e test, dati di test per qualsiasi tipo di tecnologia, non solo del parlato, ma anche riguardante il testo, natural language processing e così via. E quindi in qualche modo bisogna un po' adattarsi a questo modo di operare. E siamo diventati un po' dei manipolatori in un certo senso, cioè si pigliano degli oggetti, del codice, si fanno degli esperimenti molto limitati nel tempo ovviamente e si cerca di mettere quel quid che permetta di ottenere diciamo, il risultato che ci si prefigge, sia in termini di qualità che di efficacia, di efficienza computazionale, non dimentichiamolo, e quindi siamo un po'
degli apprendisti stregoni che piglierò della materia e cercano di plasmarla a proprio piacimento. E, ecco, è tutto risolto? No, assolutamente no. Ci abbiamo ancora diverse sfide da affrontare. Queste sfide, quelle almeno di tipo tecnico, saranno probabilmente vinte o comunque gestite con la conoscenza. Quindi, ecco, secondo me qui torna in campo la conoscenza linguistica, la conoscenza fonetica. L'utilizzo delle sillabe potrebbe essere un aspetto importante per agevolare, diciamo, l'apprendimento di questi modelli. E poi ci sono tutta una serie di altre problematiche riguardanti, per esempio, le tecnologie vocali da sviluppare nel caso di lingue con poche risorse. E noi stiamo lavorando molto con l'Africa, e in Africa in effetti c'è, in molti contesti, c'è scarsità di dati, scarsità di conoscenze, e, diciamo, anche di lessici, di dati acustici, dati fonetici. E quindi in molti casi bisogna utilizzare o degli strumenti o degli approcci come quelli self-supervised che sono stati già illustrati questa mattina e questa sera. E poi ci sono altre sfide come la robustezza al rumore, la robustezza alla variabilità, quindi la possibilità di adattare i modelli o perlomeno renderli generalizzabili rispetto ad accenti o dialetti. Lo stesso modello deve essere in grado in qualche modo di riconoscere non solo il parlato ufficiale secondo diciamo, i dettami di una determinata lingua, ma anche di tutte le variazioni che sottendono a quella determinata lingua. E, ecco, poi c'è tutto il discorso del rumore, della sovrapposizione di sorgenti, eccetera. E poi ci sono tutta una serie di considerazioni etiche, e qui probabilmente la discussione potrà accendersi, perché ovviamente tutto il problema dell'inclusività, quindi le tecnologie anche in ambito, diciamo, assistivo, e poi l'utilizzo anche dei dati, come gestiamo il problema della riservatezza. Qualcuno non si pone questo problema, soprattutto, diciamo, oltreoceano, però è un problema che va gestito. E poi c'è il problema del biasing, questo forse non tanto nei dati vocali, ma nei dati testuali. Ovviamente sono modelli testuali, sono in gran parte, pensiamo a ChatGPT, addestrati su grandi moli di dati che in un qualche modo riflettono anche il bias che c'è inevitabilmente anche nel mare in cui si pesca, e quindi questo è un argomento, diciamo, caldo, su cui bisogna comunque porre attenzione. Concludo qui. Allora, siamo pericolosamente... A che ora ci caccia? Ok, perfetto. Allora, un giro rapido per parlare di soldi e di Lavitazio. 5 minuti a testa e ridò la parola. L'ambito in cui lavoro io, avere soldi in grande quantità, come credo in tutti gli ambiti, è molto difficile. Credo una cosa, che è quella che accennavo quando ci siamo incontrati per preparare questa tavola rotonda, e che voglio condividere in questa sede. In tutti gli ambiti in cui mi capita di lavorare recentemente, soprattutto in ambito internazionale, vedo che i gruppi che si occupano di comunicazione animale si occupano anche un po' di parlato, e in quei gruppi ci sono sempre persone che hanno formazioni differenti. La linguistica è sempre rappresentata, l'informatica è sempre rappresentata, la biologia è sempre rappresentata. Poi qualcuno può avere un'impronta più neuroscientifica, qualcuno può avere un'impronta meno neuroscientifica e più comportamentale, però la cosa che vorrei dire rispetto al futuro dei linguisti da biologo è che comunque
comunque vedo sempre una grande multidisciplinarietà e delle formazioni molto diversificate nei gruppi internazionali con cui mi capita di collaborare. Ho in mente diverse università inglesi, francesi, diversi Max Planck, CNRS, che sicuramente a molti di voi è capitato di visitare. Il discorso economico, secondo me, ha due tipi di constraint. Un tipo di constraint più funzionale, istituzionale, che è quello a cui adesso faceva riferimento Enrico. Io credo che molte delle cose di cui abbiamo parlato oggi siano, diciamo, realizzabili anche per persone che non hanno una formazione, diciamo, troppo recente, come posso essere io, su alcuni temi di informatica o di aspetti legati, diciamo, alla computazionalità. Vedo che sempre di più vengo cercato da colleghi stranieri perché ho a disposizione delle risorse di calcolo potenti. E questo la dice lunga su quello che diceva Enrico prima. A me capita di visitare molti paesi africani per il lavoro che faccio di biologo animale, e, diciamo così, è difficile immaginare paesi africani che hanno nella nazione una tomografia siale computerizzata. Vedo difficile che abbiano un centro di calcolo da dedicare a qualunque tipo di machine learning, ok? E questa cosa sta diventando un limite anche in Europa, cioè ci sono diverse università che mi dicono, o diversi anche enti privati, guarda, vogliamo fare una collaborazione perché tu puoi fare dei calcoli su computer a cui noi non abbiamo accesso. Ecco, quelli sono aspetti, secondo me, che non possiamo risolvere a livello, diciamo, riusciamo a risolverli qualche volta in momenti fortunati della storia dei nostri atenei, sicuramente non si possono risolvere in una prospettiva futura neanche a livello di atenei. Bisognerà pensare che ci siano delle istituzioni che vogliono investire veramente in quell'ambito. Poi c'è il discorso dei salari si ottiene ovviamente attraverso i progetti, soprattutto per coloro che non sono strutturati. E devo dire che probabilmente nella fase post-Covid ho visto molti progetti partire che hanno sicuramente portato dentro un numero importante di giovani ricercatori. È difficile capire cosa succederà fra 5 anni, cosa succederà quando questa gioia post-Covid / PNRR / Europa ci vogliamo tutti bene, a un certo punto inizierà a avere qualche mattonella che scricchiolerà un po' di più, e quella sarà una fase dove il rischio di ritornare al passato esiste in modo importante, se è vero che non ci sarà un turnover sufficiente per integrare persone che adesso felicemente avviamo a un percorso che può essere dottorale, postdottorale, eccetera, eccetera. Sicuramente c'è spazio, come vi dicevo, per questi progetti congiunti. Io vedo nel mio ambito che la linguistica animale, che era un tema che non interessava nessuno 20 anni fa, adesso ha dei suoi congressi, ha dei suoi momenti di confronto, e questo probabilmente per l'ambito a cui appartengono molti di voi è importante. Ma soprattutto io credo che sia importante un altro aspetto, che è quello che citava Enrico e che ha citato Franco prima: la formazione che hanno coloro che non provengono squisitamente dall'ambito informatico è una formazione che è, secondo me, cruciale nell'interpretazione della variabilità. Se noi siamo in grado di essere formati in modo spiccato sull'interpretazione della variabilità, sicuramente saremo sempre in grado, passatemi il termine brutto, di venderci o di essere utili nell'ambito di refinement di tutti i modelli di cui abbiamo parlato. E devo dirvi che nel mio sicuramente piccolo di persona che 21-22 anni fa ha iniziato a giocare con Pratt, con Parselmat, con tutti questi altri programmi più recenti, poi che si occupano di analisi fonetica del segnale. Io credo di aver iniziato con un programma che si chiamava Voxys, che era stato fatto
fatto qua a Torino la veterinaria da piazza. Da lì in poi sicuramente ci siamo abituati a capire che cos'è che influenza la struttura di un segnale vocale. E come mi capita spesso di dire a molti informatici che lavorano in queste grandi istituzioni, che fanno questi grandi modelli, se non sei in grado di fare quello, avrai sempre, secondo me, un punto di debolezza. E allo stesso tempo quello deve essere il nostro punto di forza. Ci sono 5-6 dottorandi che hanno una formazione informatica con cui mi è capitato di incrociare la strada recentemente, e loro vanno in giro dicendo che dopo avermi visto sono in una sindrome post-traumatica, e di questo sono contento, non sono rammaricato, perché secondo me quella sindrome post-traumatica probabilmente gli aiuterà ad abbracciare un discorso più legato non all'efficacia del modello, ma all'interpretazione della variabilità che influenza l'efficacia del modello. Grazie. Ok, voi avete una seconda parte già? Sì. Dovrebbe essere sì. Ok, mettiamo. Su alcuni progetti che ci sono noti, soprattutto in ambito europeo. Ecco, l'Europa sta da anni investendo moltissime risorse nel campo della traduzione automatica, sia nella forma scritta che nella forma appunto delle tecnologie del linguaggio, quindi del parlato. Sì, al fine appunto di soprattutto di abbattere gli altissimi costi che sono legati naturalmente con la traduzione e l'interpretariato, ma senza mai mettere in discussione l'approccio multilingue. E, ecco, non so, penso che anche da quello un po' che abbiamo esposto io e Marita è venuto abbastanza fuori il fatto che, diciamo, allo stato attuale siamo ancora in realtà abbastanza lontani dal disporre di macchine che possano avere delle prestazioni analoghe a quelle di un interprete, di un traduttore umano, no? E quindi c'è, soprattutto in contesti dove c'è bisogno di un alto livello di precisione. Si stanno comunque facendo molti passi avanti, soprattutto in quegli ambiti in cui c'è bisogno, ad esempio, di traduzioni, ecco, come dire, molto legate ai contenuti, magari anche un po' così di informative, eccetera, ma meno, diciamo, così stilisticamente, ecco, magari di qualità. Però ecco, uno dei progetti che volevamo citare come un po' progetto pilota che c'è stato, è partito nel 2004, è stato questo progetto TC Star che appunto aveva avuto un finanziamento europeo di 1,8 milioni di euro ed era stato appunto il primo progetto di ricerca congiunta che affrontava la traduzione da parlato a parlato in un dominio limitato, che ha visto appunto, aveva visto IRST come capofila di un gruppo di centri di ricerca in cui erano coinvolte anche diverse università europee. Poi Marita voleva ancora aggiungere qualcosa su altri investimenti e progetti attualmente in atto. Vedi? Allora, sì. Beh, io posso soltanto dire che concordo abbastanza con quanto detto dal collega relativamente al fatto che i gruppi interdisciplinari siano importanti. Non è sempre facile la collaborazione tra linguisti e informatici e non è sempre ovvia, perché talvolta, insomma, bisogna ovviamente strutturarsi, però è anche vero che le attuali formazioni forse tendono un pochino più ad andare in una direzione in cui componenti linguistica informatica si affiancano sempre di più. Quindi voglio dire, si crea poi quel contesto che permette di ragionare, ecco, in questi termini. C'è un altro aspetto, secondo me, che è importante in questo tipo di ricerca, che i finanziamenti, il gettito di finanziamenti è sempre molto massiccio nell'ambito delle scienze dure, come dicono i francesi, un po' meno, o perlomeno con linee sempre
sempre un po' più arzigogolate, in cui i linguisti devono cercare poi di ricavare delle prospettive che abbiano anche delle applicazioni pratiche, e qui c'è un po' il problema anche della questione tra del dialogo tra ricerca teorica e ricerca applicata, e almeno mi pare di percepirlo particolarmente. Allora, un altro elemento su cui appunto è possibile riflettere e su cui sarebbe importante appunto avere dei finanziamenti, poter accedere a dei finanziamenti, è forse il fatto che, ad esempio, appunto dall'industria vedevo che i risultati sono buoni. Adesso io mi chiedo, l'esempio era in inglese, era per puro caso oppure perché si lavora soprattutto era per puro caso? Non, io abbi pazienza, non ho visto tutto, però questo mi permette semplicemente di dire che certamente l'inglese dispone di risorse digitali molto più numerose rispetto ad altre lingue. Allora, lavorando nell'ambito della francesistica, della germanistica, ci potremmo sentire ancora fortunati, forse, ma così non è. Io vi presento soltanto qualche dato che è estrapolato da una presentazione del collega Federico Gasperi, che tra l'altro si è occupato di questo progetto europeo sull'eguaglianza digitale, e appunto ha osservato come, sì, è vero, si stanno facendo dei progressi nelle varie lingue, vedete le differenze tra inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo sui vari tools, però c'è una disparità nella successiva di risorse comunque tra i dati relativi all'inglese e quelli sulle altre lingue. Quindi sarebbe importante, a livello soprattutto europeo, è un po' forse la direzione che sta prendendo anche l'Europa, l'investimento su corpora multilingui che siano appunto utilizzabili. E del resto la resa, io ho fatto l'esempio sul francese, non è pari. Forse avessimo utilizzato l'inglese, ecco, avremmo avuto un'altra resa relativa a trascrizione e traduzione. Quindi questo è importante. Ci sono dei progetti, ma sicuramente sarebbe importante avere molte risorse. Del progetto di fare un LLM per l'italiano, ma
gestione aspetti multimodali, per cui per esempio combinazione di immagini e testi, analisi automatica di video, ma nessuno si è preoccupato in questo ambito di studiare gli aspetti legati al speech recognition in particolare, ma in generale le tecnologie vocali, perché poi una cosa di cui oggi non vi ho detto niente e me ne pento perché forse avete dovuto farlo, è che molte delle tecnologie che noi abbiamo visto sono tutte sullo speech recognition, però poi c'è una quota di tecnologia anche sulla speech synthesis che è altrettanto importante. Noi abbiamo costruito un consorzio con Alessandro Vietti e con Giampaolo Cora a Pisa, Alessandro Vietti lo conosce tutti, Giampaolo Cora forse un po' di meno, e ci siamo proposti all'interno del TP2, però senza avere soldi, perché il TP2 non dà soldi, i soldi ce li mettono quelli che negli SPOC già partecipano delle attività. Noi non stavamo negli SPOC, per cui ci inseriamo nel progetto, ma siamo pezzenti, tecnicamente parlando, e speriamo di poter operare nel mondo della LAM, che è questa sigla che mi piace tanto, e cercare di costruire. Questi sono gli obiettivi dell'LLM, scusatemi, e noi vorremmo con il gruppo FONE raccontare invece al mondo che esiste lo speech recognition, incominciare a raccogliere materiali. Vi ricordo che servono sia materiali in grande quantità, anche semplicemente di parlato, senza nessuna trascrizione, che potrebbe anche essere in teoria facile raccogliere, ma è molto complicato distribuirli, perché tutte le licenze con cui tu scarichi da YouTube oppure prendi registrazioni audio dalle televisioni, dalle radio, dai podcast, non sono necessariamente libere, per cui tu raccogli questo materiale, lo puoi usare senza dirlo a nessuno per fare training di tuoi modelli, però se qualcun altro vuole fare training di quei modelli, tu glielo vuoi dare questo materiale in una logica di divulgazione completa di questo materiale, questo è un problema perché non è lecito, o meglio, non è sempre lecito. Quindi sostanzialmente FONE è l'idea che lancio qui stasera, chiunque abbia dei materiali, qualunque tipo, anche registrazioni non trascritte. Ho parlato con il capo di Enrico che mi ha promesso qualche migliaio di euro di parlato, Leonardo me l'ha promesso, e così via. Chiunque abbia del materiale, che sa per certo che ha delle liberatorie di chi ha presentato il materiale, che abbia in qualche modo la possibilità di fornire questi dati, trascritti o non trascritti, è invitato a partecipare. Il punto fondamentale è che in una situazione in cui con le vacche grasse che stanno sui PNRR, lo speech debba rimanere un'isola, diciamo, povera, è abbastanza preoccupante. E in questo momento, semplicemente nel gruppo di Napoli, però aspettiamo presto contributi da Pisa e da Bolzano, abbiamo raccolto 146 ore di materiale trascritto e 113 ore di materiale non trascritto, stiamo lavorando molto pure con i TED Talks, perché sono una cosa che è stata molto usata negli anni scorsi per la traduzione automatica, perché i TED Talks in italiano hanno comunque una vasta comunità di annotatori che fanno i sottotitoli in tutte le lingue più utilizzate, e quindi poi si può giocare con le traduzioni eventualmente in futuro. L'altro grande progetto è H2OSC, che è un progetto in cui c'è uno scopo specifico sulle risorse linguistiche, ma è un progetto di cultura digitale, di distribuzione di materiale in generale, e il cappello Clarin è molto pesante su questo progetto, nel senso che abbiamo sempre, forse c'è Silvia ancora qui, ci sta, Silvia sa bene quanto Clarin sia estremamente aperto ai corporati parlato, ma che richiede delle infrastrutture che al momento attuale il CNR di Pisa non è in grado di supportare, per cui ci siamo posti il problema: se raccogliamo questo materiale, dove lo dobbiamo mettere? Ovviamente, diciamo, la stessa cosa vale per Fede, che sta raccogliendo il materiale, si sta chiedendo dove metterlo. C'è un accordo con H2IOSC per cercare di far confluire i dati, ma il problema è che H2IOSC è in ritardo perché non riescono ad assumere persone, ci sono una marea di bandi che vanno deserti perché non c'è più gente. Un'altra cosa che sta succedendo è che ci sono stati dei periodi in cui i nostri ragazzi facevano una fatica di pazzi a trovare lavoro, e ultimamente fra PRIN a cascata e PNRR stanno uscendo decine di posti di assegni di ricerca o di posti di dottorato per linguisti con certe skill particolari che vanno deserti. Il che vuol dire che non stiamo formando abbastanza persone, perché? Perché come vedremo domani nel ventennale dell'AISV, negli ultimi 10 anni le cattedre di fonetica e fonologia e di scienze della tecnologia del parlato nelle facoltà